Oh, eccoci qua ragazzi, belli siete, buonasera, buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati in questa nuova live reaction. Paris Saint Germain Milan qua direttamente dalla casa del pane balù, sono molto teso, perciò ragazzi, sta per iniziare, anzi è appena iniziata, perciò tanta roba, partiamo subito con i pronostici. Andre, 3-0 Milan, vinci. 2-2. 2-2, 1-1, io invece dico 2-1 Paris Saint Germain. Stasera mi sento che il Milan perde, magari porta bene, non si sa mai, però mi sento un 2-1 per il PSG con doppietta di Mbappé e gol di Leao, ecco, pure i marcatori dico, va. Dai ragazzi, formazione del Milan è Maignan in porta, a destra Kalulu, a sinistra Teo Hernandez, Tomori come centrale di difesa, centrocampo Krunic, Musa, Renders e in attacco Pulisic, Giroud e Leao, perciò formazione abbastanza obbligata, a parte che io avrei fatto giocare a Blin, però vabbè, questa è una cosa mia. Dai ragazzi, tesi, molto tesi, eh. Ma sì, ma dopo 3 minuti c'ha il cartellino giallo. Ho capito, ma il primo o l'ultimo, ma perché trattiene le persone? Perché anziché aspettare a centrocampo gli va addosso, gli vanno via e poi li trattiene? Ma scusa, ma è non capisco, lo stesso errore che ha fatto l'altro giorno, eh. Cioè io non capisco, dopo 3 minuti già ammonito. Sì, ma è normale, ma se tu metti i Krunic, dai! Ho capito, ma dopo 5-6 minuti due ammoniti del Milan. Se non ti prepari prima, è la fatica, l'ho anticipato e lui ha dato la scappata. No, dopo 6 minuti sono andati già. Ora salire da in piano. Eccolo qui! Però non sta giocando male il Milan. All'inizio ha preso subito un po', poi. Perché non si me lo dicono. Vai! Bellissimo! Vai, vai, vai Raffaellino! Bravo! No! La schizzata! Ma io l'ho vista in croce di palla. Vediamo. Al fratello sta migliorando. Salire Medì. Ricorso da Renders. Resiste dal vantaggio l'arbitro. Va bene, attenzione. Attenzione a Mbappé. Ciao. Ciao. Certo. Eccolo qua. Ciao. Un fenomeno. Va bene. Pulisce il Milan. Una giocata semplicemente di un altro livello. Non faccio niente, cioè visto che mi sei morto. Cioè visto con che non scappa, ma proprio un po'. Ci capito un cazzo. Sotto le gambe probabilmente di Tomori, l'incolpevole Maignan. Per adesso l'1-0 è tutto di Mbappé. Comunque ha fatto 86 gol col Borussia. Ha fatto molto bene la partita. Ma levate Krunic! Levatelo! Ma perché? Ma dagliela sulla corsa però ragazzi! Ma sbagliamo sempre! Ma facciamo sempre l'errore! Ma dagli la palla sulla! Che palle però! Fai mezza azione, cazzo, ogni volta o sbagli il tocco, o sbagli il passaggio, o sbagli l'appoggio, ma andatela a fa... Dembélé? No, ma dai, ma si può giocare con Krunic in campo? Ma dai, ma ragazzi, ma di che cosa stiamo... Ma l'ha spinto qua, scusa, eh. Ma scusa, ma questo è calcio d'angolo? Ma l'ha spinto? 2 minuti, scaduti, 1-0, Paris Saint-Germain. Oh dai ragazzi, è iniziato il secondo tempo, è entrato Calabria e adesso per Mbappé non c'è più speranza.
c'era Milan che poi un parte invece a parte l'avversario tutto la notte. Ma no, ma dai, ma abbiamo fatto sì. Contropiede micidiale. Si stoppa Dembélé, trova un gol molto pesante. 2-0. C'era una squadra di merda, dai. Abbiamo fatto i buffoni a centrocampo, palla nostra ci è sfuggita noi la palla, dai. C'è stato un controllo, mi sembra fallo. Ok. Beh, oddio! Scusami, Cioè, gli va addosso! Mica, la botta è botta! A favore di Muso il fatto che comunque la palla sposta. No, calda. È certo. Giusto, non è gol, scusami, eh. Dai, ci è andata bene, insomma. Vabbè, capite, è andato con un treno. Esatto. Sì. Dai! 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 No, non ci credo, io non ci credo. Come possiamo sbagliare queste palle? Oh, ma ragazzi! Ma scusa, ma perché non ha tirato Pulisic? No, sì che ha tirato. No, l'ha passato a Giroud. Ma non è un tiro, ha tirato piano, non vedi che la tira proprio di piano per passarla? Lui anziché tirare una bomba di colo ha messo la palla in mezzo di piazza. Ma che... non solo non ha tirato, gli ha fatto un passaggio strano, ma qui impugnare la palla. Dai, non perdiamo palle. Attenzione a Mbappé, attenzione a Donnarumma. Ciao 2-0. Minchia Calabria, l'ha preso. Ha fermato lo filo punto. Attenzione a te, questo è da solo. Ciao. Sinistro secco. Un gioco. 2-0. Adesso 2-0 non ci sono dubbi. Ho capito, ma scusa, ma canto mango l'abbiamo dormito. Con ma noi siamo una squadra di principi anche, nel calcio d'angolo ce n'erano tre liberi, siamo rimasti fermi tutti contenti che aveva fermato Mbappé, Calabria non hanno guardato i giocatori. Ma scusa, guarda, ma cosa ci fa quello lì libero? Ma cosa guardano? Ma sono tutti fermi, c'è 2-2 da soli davanti alla porta, oh! Ma cosa fanno quelli lì? Ma chi marcano quelli lì, oh? Ma Cruni! Cruni! Ma quello è libero! Via, no! Via! Le poche occasioni che hai... Si qua, Leo! Vabbè, ma ragazzo, ma dai, ma che cazzo... Ma cos'è sta scamorza qua? Madonna, ma cos'è sta provola di tiro che ha fatto? Madonna mia, ma ragazzi, ma che schifo che facciamo, mamma mia, oh! Che vergogna però, oh! Ci hanno in porta una sedia a sdraio e non riusciamo a fare un tiro in porta. Vado a prendere la sciarpa. Che porta fortuna, perché lo dici. La mettiamo. Che rischio non accorrere. Vai Andreuccio, vai, prendi la sciarpella, che ora facciamo due gol. Si accentra, doppio slalom. Pulisic, Leao, si è accentrato in zona di ritiro. Leao, va bene, adesso facciamo gol sul calcio d'angolo, ragazzi. Sciarpella, talismano. L'ha presa poi il mio Andreuccio, guardate che facciamo gol. Dai, vai pennella, pennella che adesso segniamo. Gli è andato via. Ma l'ha dribblato, non è che...
2006. Guarda, questo, 30 secondi. Ciao ragazzi.